troviamo qui nella chiesa di San Michele Arcangelo per la seconda puntata della web serie Le chiese nascoste di Ravello. Buon pomeriggio a tutti. Oggi siamo nella chiesa di San Michele Arcangelo, una delle due chiese parrocchiali di Ravello. Questa chiesa risale al X secolo ed è composta da un atrio e da una chiesa a tre navate, che adesso vi mostrerò. Siamo nella chiesa di San Michele, dove sull'altare maggiore la grande pala raffigura l'arcangelo che è stato inviato da Dio per incatenare e uccidere Satana. Infatti lo vediamo raffigurato proprio tra le fiamme con il piede di San Michele sul volto di Satana per allontanarlo e per sconfiggerlo, lui con tutte le milizie celesti. Siamo giunti qui soprattutto per vedere l'icona della Madonna delle Grazie a Paradiso. Possiamo ammirarla. Come vi dicevo la settimana scorsa, siamo qui soprattutto per mostrarvi questa immagine particolare della Vergine che risale al XV secolo, al 1500, quando un certo Pietro Marciano fece realizzare quest'opera per gli attacchi che gli ottomani stavano svolgendo soprattutto sulle nostre coste. E la particolarità di questa icona è il fatto che la Vergine Maria ha entrambi i seni scoperti. Noi non ritroviamo in genere una raffigurazione della Vergine che ha tutte e due i seni scoperti. Questa particolarità è appunto perché indica nella raffigurazione insieme con Gesù il fatto che le grazie che la Vergine Maria dà insieme a suo figlio Gesù vanno ad aiutare le anime del purgatorio che sono qui sotto raffigurate tra le fiamme. Qui c'è anche molto probabilmente l'immagine del sacerdote committente di quest'opera e i due santi accanto alla Vergine che molto probabilmente sono i santi Cosma e Damiano. Aspettiamo alla prossima puntata. Web TV Ragazzi Ravello.